Una breve introduzione del programma, anche per spiegarvi un attimo come ci dislocheremo durante la giornata, soprattutto per i workshop paralleli, perché avremo questa mattinata, i workshop saranno tutti quanti qui, quindi il workshop I beni comuni al tempo della crisi, mutualismo e autoproduzione culturale, che è quello con cui cominciamo adesso. Poi ce ne sarà un altro successivo dalle 11.30 alle 13.30, in cui parleremo sempre dei beni comuni emergenti, uso civico urbano, autogoverno e nuove istituzioni. Dopodiché faremo una pausa pranzo, cercheremo di capire anche un attimo insieme se ci stiamo coi tempi o meno, però vorremmo ricominciare piuttosto puntuali alle 3.30. E queste ci saranno poi quindi due sessioni parallele, di cui una si svolgerà qui e l'altra al piano terra nella sala cinema fino alle 7:15. Avremo i workshop paralleli questa sera, poi serata libera per chi vuole, si può andare a godere un po' la città, che ne vale veramente la pena. Se no, i compagni hanno anche organizzato una proiezione, e stasera, se non sbaglio, c'è anche la partita Napoli-Milan che viene proiettata allo 081, non so bene a che ora, credo che sono veramente 20:45, calcio, calcio, io vi auguro buon lavoro per oggi e possiamo cominciare, cedo la parola a Vittoria. Salve a tutte e a tutti, ci scusiamo ancora per un po' di ritardo. E io sarò la moderatrice di questo tavolo, che parlerà di beni comuni attraverso la crisi, mutualismo e autoproduzioni culturali. I relatori della prima fase dell'intervento saranno Fredrik Sultan, alla mia sinistra, di Remix The Commons, Jessica Pellegrini di Ciudad Futura Rosario e Christos Giamopoulos di Commons Alliance. E durante quindi questa prima discussione, qualsiasi intervento vogliate fare saranno ben accetti, però con una preghiera di un preavviso, se mi fate un cenno, io segno gli interventi che volete fare. Dopodiché poi nella seconda fase passeremo ad un workshop in cui avremo un momento di discussione aperta e libera, e avremo interventi di Labà da Bologna, Mondeggi e Corrado Gemi di Control. E in questa fase sostanzialmente verranno analizzati i processi sociali che caratterizzano una ripresa contro la crisi e quindi come si gestisce il lavoro, discuteremo di come avvengono effettivamente le pratiche di mutualismo e il lavoro attraverso l'autoproduzione culturale. Passo adesso la parola a Nadia per fare una breve introduzione, poi ritorneremo su alcuni punti, io segnerò alcune parole chiave che poi riprenderemo più avanti nel workshop. Prego, Nadia. Allora, buongiorno a tutti, cercherò di essere breve, siamo sicuramente felici insomma di cominciare con questo primo workshop che non sarà in concomitanza con altri rispetto invece ai prossimi, proprio perché pensiamo che sia centrale, diciamo, il fulcro dal quale partiamo questo workshop qui, appunto partendo dai beni comuni al tempo della crisi, mutualismo e autoproduzione culturale. In che senso? Farò diciamo una breve introduzione rispetto ovviamente al momento storico in cui ci troviamo, quindi dal quale partiamo e sul quale appunto cerchiamo di ragionare e di rispondere con una serie di pratiche e di esperienze di mutualismo. Ovviamente la gestione politica della crisi di questo diciamo della nostra società occidentale non ha fatto altro che evidenziare e radicalizzare una serie di disuguaglianze sociali, e questo ovviamente non fa altro che mettere a valore tutta una serie di
profitti, di rendite rispetto appunto a una speculazione della vita stessa. Mettiamo sicuramente al centro una decostruzione totale di un welfare state che non è altro che appunto un contenitore ormai vuoto, è semplicemente travolto da una serie di logiche di mercato e quindi che ha fatto in modo che gli stessi diritti dai quali siamo partiti siano stati trasformati in transazioni economiche piuttosto appunto che regole di buone condotte, eccetera. A partire da questo ovviamente abbiamo intuito che la cooperazione, le relazioni, la creatività, una produzione dal basso fossero di nuovo dei temi centrali da cui partire e quindi da mettere al centro delle nostre pratiche politiche che hanno fatto in modo appunto di connettere una serie di percorsi di mutuo soccorso e quindi tutta una serie di esperienze dal basso che fanno sì che ci sia una reale risposta al contesto dentro al quale ci ritroviamo, mettendo appunto al centro una ricostruzione di questi legami sociali che invece sono stati del tutto deturpati e schiacciati. I principali bisogni dai quali partiamo ovviamente sono quelli sociali, quindi casa, lavoro, reddito, salute e formazione. Ovviamente parliamo anche di produzioni dal basso di tipo appunto più creativo, quindi anche una produzione culturale altra. Ieri abbiamo avuto la possibilità di avere una visione molto larga, quindi di respiro internazionale rispetto a tutta una serie di esperienze di mutualismo che ci hanno mostrato in che modo ci siano sicuramente già di un filo russo, un filo conduttore tra tutte queste esperienze già a livello internazionale. All'oggi vogliamo partire forse dal particolare, sicuramente a partire dalle esperienze della nostra città che sta ospitando questi tre giorni, ma ovviamente daremo la parola a chi ha da raccontare ulteriori esperienze senza soffermarci soltanto su una narrazione, ma cercando di avere l'obiettivo quindi di trovare dei nessi in comune, dei punti di incontro per partire da pratiche esperienziali che evidentemente raccontano possibilità altre di costruire appunto una società alternativa possibile probabilmente. E in questo workshop quindi tenderemo a abbiamo l'intenzione di cercare di trovare delle risposte attraverso queste pratiche di mutualismo alla costruzione di nuovi legami, di nuove relazioni e di pratiche virtuose rispetto appunto al contesto dentro al quale ci troviamo. L'uso dei beni comuni urbani è appunto variegato, quindi noi sicuramente possiamo partire da una serie di esperienze specifiche per poi arrivare a capire qual è una linea teorica che forse ci accomuna, che forse già esiste, ma che forse ci dobbiamo anche raccontare per arrivare a definire forse in maniera un po' più dettagliata di cosa parliamo, in che modo potremo arricchire una cassetta degli attrezzi che evidentemente vogliamo costituire tutti quanti insieme in questi tre giorni e che evidentemente ci potrà portare anche a condividere forse mobilitazioni o altri tipi di esperienze che sono le nostre pratiche quotidiane. Quindi io lascerei la parola a chi è venuto da fuori per raccontarci le proprie esperienze e cercherei appunto di individuare attraverso voi queste parole chiave che appunto Vittoria cercherà di estrapolare dai vari interventi per arrivare anche a delle conclusioni abbastanza specifiche. Cerchiamo quindi appunto di costruire insieme queste nuove relazioni di cui ieri parlavamo, che sono state sicuramente messe al centro della nostra discussione. Volevo ricordarvi di prendere le cuffiette perché gli interventi saranno tradotti, loro parleranno nelle loro lingue, quindi saranno tradotti poi simultaneamente. Not very good English I will use. So I'm Frédéric Sultan and I'm from the collective Remix the Commons, and Remix the Commons is an initiative we have launched in 2010. The idea is to develop tools for commoners, tools in terms of methodology and in terms of material. We have made a lot of projects on that, and you can find some examples on our website, or I will be pleased to present something to you after. So
our objectives are mainly to make the commons visible in the public place, space, to connect the commoners and to politicize the commons. We are doing that by different ways, and I will give you some examples. The first one I will use is the map of definition of the commons we have built during 5 or 6 years since 2010. We have made. I was thinking that we could have a screen and some different things to present in that. So you can just go in our website. It's wiki.remakethecommons.org, and you will find some the examples I present. So this map is made with more than 100 very short definition of the commons by the different activists all over the world using their own language. And it's very short videos, and you can use it and visit them. In one hand, it is showing the cultural and the political diversity within the commons movement. And in the other hand, if we look at what is the commons in this definition of the commons, I think it reveals that when we are speaking about commons, we are actually speaking about producing solidarity and justice as a commons. It's not just producing solidarity and justice, but it's also as a commons. And as it was said yesterday, I think it's something that is reopening the imaginary, our political imaginary. The idea of producing solidarity is, it was first developed by Gaël Cricorian, an activist involved in France in helping refugees and migrants. For me, it's not charity. It's of course it's not charity, and it's taking care of the community and in the same time sharing the wealth, and in the same time doing that as commoners. So, what is doing something as commoners? It's probably something like doing things in respect of the principle of equal access to the political process when we are doing something together. Finally, the project where we are involved creates cultural material for the work and for growing the commoners culture. We are building a vocabulary of the commons. We are using we are developing that with the web semantic tools, and it's used to interconnect the commons and interconnect the commoners and make the commons more visible in the public space. If you look at, for example, community land trust or free software or free internet access, energy cup, food cup, etc. All these ideas, all these practices should be and must be more present, more defined, more shared and explained, both by the theoretical or by the principle, but also by the how do we do that? When could we find them? And the idea for us is to offer a space where we are connecting these different things, the theory and the practices. And for example, if you are looking at community land trust in the website, you are coming there because you need information on the commons, on the community land trust. And the idea is to have access in the same time at the theory or at the principle, but also where could you find the community land trust in your space or near you, so you can access, you can visit, and you can have the opportunity to look at that concretely. So, but you will ask me, okay, but how can this politicize the commons? One idea we
for us is to develop and to reinforce the capacity of the commoners to invent and to make alive the charters or the legal mechanisms protecting the commons. We have launched since 2 years a project called Atlas of the Charter of the Commons, and by doing that we try to understand how to create commons-friendly conditions for the relationship between the community and the local government. In this project, first we have identified the legal mechanisms supporting or upsetting the commons. We have identified a number of that. The charter of Falkirk in Scotland, the historical charter in Africa, the new mechanisms like permis végétalisé in France. It's a sort of a license of gardening. And we are doing some critique of that. We try to analyze them. Basically, we identify a set of questions we can ask to these practices, to these legal mechanisms or legal practices. For example, we ask, are the charters define the commons or the autonomy of these initiatives? What are the tools that are deployed by using this charter? What sort of technology you must use for the collaboration? Is it respecting the principle of data sharing as commons, for example? What is the type of organization and the shareholder in that? Is this initiative a collaborative process, or it is just organized by the local authority, proposed by the local authority? Is it including informal group, or is it only for formal group? The context of this charter, what is the history of that? What is the citizen empowerment process related to? Do this process propose to develop the culture of the commons or not, for example? So now we are at the time to invite the people to share their history. The story, we are doing some radio program. We create, work with the people to create their own charters, and we continue to explore the different experiences. The idea is that working in these experiences with the people is also producing a knowledge and a culture of the commons. We do this experience, and we create some maps of something like we call bassin of commoning, because the commons are not alone in a place. If you have such beautiful place and the initiative in Naples, it's probably because there is a culture, there is an history of the mobilization of the people, of the political mobilization of the people here, that is not the same in France, in Paris, for example. And finally, because I have not a lot of time, we expect from this meeting that we can learn more about the Naples experience, and we would like to have a collaboration with you on sharing knowledge about how to do that, because it's also a way to open or to reopen the issue of coordination and federation of the commons in Europe. You probably know that we have started the European Commons Assembly 2 years ago, and it's a process of mobilization of interaction of activists of the commons in Europe. And I think that we really need the support and the contribution of a place like this and people like you in this process. Thank you very much. Thank you.
Muchas gracias. Gracias por la posibilidad de estar acá, poniendo en común nuestras experiencias. Soy de Argentina, de un país del sur de América del Sur. Locales, es muy importante y ver lo que está sucediendo en Nápoles, lo que está sucediendo en las distintas ciudades que estamos aquí, es para nosotros la clave de este nuevo tipo de poder. Decíamos que el método que encontramos es la prefiguración, ayer lo comentaba, que significa anticipar el futuro que queremos, construir hoy, en nuestro tiempo, en nuestro espacio, esos modelos de ciudad que queremos, esos distintos aspectos de la vida de todos los días de la gente común, que son verdaderamente transformadores y que tienen que ver con nuevos modos de vida alternativos al capitalismo. Esa anticipación fragmentaria de la ciudad que queremos para mañana, que es lo que llamamos el municipalismo prefigurativo, la fuimos trabajando a medida que trabajamos en los territorios y que nos fuimos encontrando con distintas problemáticas, y así nacen nuestros proyectos estratégicos, que es lo que queríamos compartir con ustedes y convidarlos a conocer qué es lo que está pasando en la ciudad de Rosario, que es una experiencia inédita en nuestro país y que tiene que ver con la creación de estas instituciones del común en materia de producción, en materia de educación, de salud, de trabajo, en lo cultural, y que son proyectos concretos, materializados, que ya están funcionando y que hay cientos y cientos de personas que lo llevan adelante. Empezamos siendo un grupo de 5 personas los que dieron origen a Ciudad Futura, a los movimientos sociales. Eso fue creciendo a lo largo de los años, nos fuimos multiplicando. Hoy somos miles de personas. Desde el año 2015, en que nos presentamos a elecciones y obtuvimos 100.000 votos, también tenemos una participación en el órgano legislativo local de la ciudad de Rosario, pero seguimos insistiendo en que aún desde las instituciones del Estado poder fortalecerlos, poderlos dotarlos de institucionalidad y herramientas que permitan que el día en que los gobiernos progresistas no puedan ganar una elección, que todo eso se sostenga y que sea una construcción desde abajo y a largo plazo. Les voy a contar muy brevemente algunos de nuestros proyectos que están en marcha y que son emblemáticos y que constituyen un caleidoscopio, un mapa de cómo se van prefigurando no solo los distintos modos en que abordamos la salud, la educación, la cultura, el trabajo, sino también que se van tejiendo nuevos tipos de relaciones y nuevos modos de vida, porque cada uno de estos proyectos va dialogando con el otro y dialogando con el Estado y con la sociedad civil, y eso ha tenido un efecto multiplicador impresionante en la ciudad de Rosario. Nuestro primer proyecto ícono nace de la lucha por la tierra. En la zona más olvidada de la ciudad de Rosario, una zona rural, rurirurbana, donde no hay un nivel habitacional alto, sino que hay familias que están asentadas irregularmente y que viven de la cría de animales y de los hornos de ladrillos. En ese lugar, en el momento en que la especulación inmobiliaria puso la mira sobre esas tierras, porque son las últimas urbanizables de la ciudad y son 250 hectáreas, no sé si se entiende, es una zona muy grande de la ciudad, la especulación inmobiliaria puso el ojo en ese lugar, de forma fraudulenta fueron adquiriendo los derechos de muchas de las personas que habitaban allí, que le cedieron con instrumentos y con todo un andamiaje legal, como la cesión de derechos posesorios, las firmas de comodatos, diversos instrumentos jurídicos que hicieron que los habitantes de ese lugar, en su mayoría, le cedieran por una suma vil esas tierras. Perdón, me excedí.
Y aparecieron los desalojos silenciosos, apareció con todo su peso el poder privado en esas tierras. Brevemente les cuento que desde Ciudad Futura comenzamos en ese territorio, no solo logramos a lo largo de 10 años de trabajo paciente, de resistencia judicial, de resistencia material y física, esos desalojos, de denunciar, de poner a puesta a prueba la inteligencia colectiva, de ver de qué manera podíamos desarticular esa trama ilegal. No solo logramos frenar esos desalojos, sino que además, sin ser Estado, logramos que se aprobara en el Consejo Municipal una ordenanza que es única en el país, y no sé si hay muchas en el mundo, no encontramos muchas parecidas, que es la prohibición de los barrios cerrados, que ya no puedan construirse en la ciudad de Rosario emprendimientos urbanísticos cerrados, para pocos, con videovigilancia, con acceso restringido, que esa forma de urbanizar no va a ser posible en la ciudad de Rosario. Y eso lo logramos sin ser Estado. Y además estamos hoy en día discutiendo un nuevo modo de urbanización de toda la zona, y una de las claves que encontramos para proteger ese territorio desde hace más de 10 años es empoderar los emprendimientos productivos que se desarrollaban en la zona. Y allí fuimos generando y poniéndole valor a uno de los tambos, que es digamos una granja, un modo de producción láctea, y creamos un modelo productivo, un emprendimiento cooperativo y solidario que hoy abastece de productos de calidad, y baratos y buenos, a más de 1000 familias. He traído para mostrarle algunas de estas cuestiones, y bueno, me he excedido mucho en el tiempo, solo pude explicar uno de los proyectos estratégicos, pero por supuesto que quedan a disposición. Tenemos proyectos en materia educativa, 2 escuelas de gestión social, que no son ni públicas ni privadas, sino que son públicas de gestión común, de gestión social, en las zonas más olvidadas de la ciudad. Hemos creado también un jardín de infantes para los adultos que van a esas escuelas y que puedan llevar a sus hijos. Una universidad de la SER, que es una tecnicatura de gestión social, es decir, el modo en que nos vinculamos desde la praxis con el conocimiento. Tenemos un lugar cultural emblemático también en la ciudad de Rosario, que se llama Distrito 7. Una red de consumo colaborativo, que es la misión antiinflación, y que es el modo de conectar a los productores con los consumidores sin intermediarios, y potenciando los productos de empresas recuperadas, de los productores locales. Tenemos también un programa de microcréditos que se llama Impulsar, abordajes en materia de salud que se llama Territorios Saludables, que es, y en todos estos proyectos la lógica que los une tiene que ver con la coproducción de lo común, de incluso de políticas públicas, porque muchas de estas experiencias tienen ya un correlato y un amparo en algunas normas de la ciudad de Rosario. Y bueno, por supuesto que quedo a disposición para quien quiera ver los materiales. He traído libros, folletos, dossiers para mostrarle con imágenes y con datos de qué se trata todo esto. Y bueno, finalmente agradezco otra vez esta posibilidad. Para nosotros es muy enriquecedor, y siempre teniendo en cuenta lo que decía un filósofo americano, peruano, un marxista, Mariátegui, que decía que el socialismo no es calco ni copia, sino creación heroica. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Muchas gracias. Grazie Jessica. Passiamo la parola a Cristo. Thank you.
So, buongiorno. I'm Christos and I'm from Commons Alliance. Commons Alliance is a very new kind of, I don't know how to describe it, because it's not a group, it's not a movement, it's more like a loose network that was organized in Greece in Athens last May, and already in the first weekend of October we ran the first festival of Commons. And this is also an indication of the concept of commons being employed only recently in Greece as a framework to project all the grassroots collective experiences. And as I will argue later on, many and diverse experiences of or processes of commoning that were happening and had been happening in Greece since, you know, in the years of the crisis mainly. But there were this active and with popular initiative response, grassroots response, in the larger frame of resisting the Troika regime. And the Troika regime is not only the austerity policies, but also is against, you know, a specific kind of political structures that includes the local political establishment, against the local political establishment, and against the loss of any democratic, popular, national, or whatever you call it, sovereignty of the Greek people to decide about their own future. I'm saying this because because the commons in Greece, in this kind of practice of commoning, mainly, they were embedded in the popular resistance against the Troika regime, this state of exception, and they were strongly linked with the issue of power, of removing someone from power, of putting someone more friendly to the movements and to the people in power, supposedly, and then the failure of the expectations of having putting someone in power that could deliver. So this is why now, as part of a reflection, a self-reflection, if you want, of all these movements, and after the 2015 moment of defeat, let's say, and again an introspect turn and a fragmentation of this common political unity against the Troika, commons have been employed, and they're quite capable of providing a new political framework that people can understand what they're doing in a new way, while at the same time the people have been producing this concept, specific concept of commons, as I will say. And I will start with two very concrete examples to show how the solidarity, the grassroots solidarity movement, has producing commons. You have heard about the solidarity clinics in Greece, the self-organized solidarity clinics. It was one of the many solidarity practices that they were exercised in all the field of social reproduction, but also through cooperatives and through the without middleman market, which is autonomous circuits of distribution directly from producers to consumers, yeah, in large scale. So it was also, solidarity movement was also very active on the productive sector, but I will focus more on this kind of reproduction, the social reproduction. So the solidarity clinics is one of the most known example, the best known examples, and their most successful practice was the collection and redistribution of medicine. It has been observed in many cases. So it was so successful that even now, many medicines that solidarity clinics collect, they are donated by the solidarity clinics to the public healthcare system. Yeah. So it has been observed in the many. It's not a natural practice, but it has been observed in, at least personally, with interviews that I've been doing in at least four or five solidarity clinics, that many of the people
that they go to take their medicine in the solidarity clinics through the solidarity clinics for somebody else to take it. This is not the behavior of the people that they take advantage of or they enjoy the wealth, the public healthcare system, because there the logic is different. You pay taxes, you get back services, and what you get is your own, and you put the medicine in your fridge for next time, but it is your own property. This different practice of collecting medicines that are not used and giving them back, it is a process of commoning. But the people who do it, so you go from a public good to the commons, to a common good, yeah. But the people that have been doing it, in all the various levels, they don't understand it as commons. So this is why now we try to work on this imaginative, on the level of consciousness and imagination by describing them, you know, and saying what it is, the effects, or what effectively they do, what kind of political culture, what kind of social imagination they produce, their own people themselves. So this one level. The other level that's connected also between institutions and this kind of self-organized practices, the majority of the self-organized solidarity organizations, even now, although now it's a different, and I'll tell you why, case, but even now they refuse to have a legal status. This was part of defending their autonomy of deciding the means of their struggle, yeah, which in many cases included, you know, occupation of spaces or kind of in order to practice solidarity, etc. So in this, the second example is that in the clinic of solidarity, in the fight against for the defense of as public open public space of the old airport of Athens that now has been is about to be privatized and finalized by the government. Yeah, this was a struggle that started before the crisis, and shows the transformation also that you go from defending a public space and demanding from the state to take it over and to make it, you know, a park for everyone. Then, as practice, that the mayor also was involved. It was a left radical mayor there, and as practice, as a practice of defense, the buildings were given some buildings to host the solidarity clinic, and. Also, some people took over and they organized a self-managed, self-organized kind of garden, community garden there. So, also this was a process of commoning, yeah, with the tolerance, let's say, of a local mayor. It has been a practice of many solidarity structures to ask space from the lock from the town hall to be given public premises that were not used, but they were refusing to be under the umbrella or to be presented as you know, something, you know, as a coalition with a mayor. So this was also how you take back space and premises from you know, for the communities and to organize its own self-organized structures. So, and now it's only now that it is close to private, to the final privatization of the space, that the issue of the practice of commoning, of creating as all these premises of the old airport that are there as a space for various communities to go there and take it and produce it as use the space as commons, that is it becomes into the game, let's say, of negotiation and resistance. But the practice was developed throughout these years. So these were two concrete examples to show some things. First, that solidarity, as a self-organized solidarity, which was based on mobilizing existing social resources, wealth, inventiveness, resourcefulness, etc., that existed in the community, managed to provide, to develop a different example to meet specific social needs of the people, at the same time that maintaining their ability to resist in the larger struggle against the Troika and austerity and the Greek political establishment. The second thing it is that by doing this, you had a very important role. It was very important the role of building relationships with the people.
It was not about ideology mainly. It started from very concrete needs, personal needs, even individual needs. Many people were involved because of their individual benefit. For example, the farmers or the producers that they were entertaining this without middlemen distribution circuit. Yeah, it was an outlet for their produce at the time that the market could not absorb it. But through this process, you see that many of those, they become part of the movement. For example, whenever it is to have to participate in such kind of distribution practices, they say, I have a movement to go today. Okay, so they use this word. So this is some small things that you can show the changes that exist and are happening. Through this, you have a more organic relationship of building different kind of social relations and a different kind of political culture, and more organically related with economic practices. So it was not only a top-down process, but was not something that comes from the outside. That it is very often between the social movements that they advocate for, have an agenda that they push, or the political parties and things like that. And at the same time, they produce a public sphere from below, so it's not only about austerity, it's that they produce, because all of these groups are organized in an horizontal, it's a hybrid thing of horizontal decision-making process and working groups or even persons that they hold responsibility about the implementation of what has been decided. So it's more hybrid than being only horizontal. There are people there that have representation, but they cannot decide. They decide in the collective process. So this is a different experience that on a local level, they produce a public sphere from those below, the autonomous from the existing institutional sphere, and in my opinion also it produces, I borrow a term from the Spanish people, the 15M people, institutions, or I would call in the Greek case executions, that is exit institutions for to build up an exit from today's situation, a different alternative, that it is not only about building political movements, but about building capacities of social mobilization and social power, but more importantly, of material power too. So recently, the trend, or it is that because the political expectations are not there, that the state will do something for this, the market, of course, is the main perpetrator of injustices and exclusion, etc. So in Greece still we experience the failure of both state and market, although they are one and the same thing in reality. Now the people, it is a move from redistribution of goods to the production of resources. And so and also this reflected on the alliance of the Commons Alliance. This is why I say we're not a movement. We have many protest movements that they defend public spaces, that they build up communities, etc. So we didn't need one more of this. What we try to do, we are in connection with all of those. What we try to do, it is to facilitate processes of productive synergies. Of productive synergies between various actors and players that can build up capacities and paradigms of sustainable, paradigms, and also to produce accessible and easily reproducible tools, instruments, etc. That people can take it over and reproduce them, and this how you extract, you take back, parts of the economic activity, social life, so you become a reference in the local community, etc. The last thing, and also you build material power. Okay, the issue of, we use the term productive synergies. This is what is this our aim, to produce these productive synergies. We're not going to do it, we're the facilitators of these processes, but we will enable kind of the cross-fertilization, use of previous experiences and knowledge, etc. The last thing I want to say is that
radical muni, we try also to open the problematic and the discourse of radical municipalism in Greece. It is not there because the political struggle was played out in a different level, and it was a different framework. And we think, and this is where we have also our aims to learn from examples like in Naples or in Barcelona, in Madrid, in Spain, about radical municipalism. And because within our aims, it is through this process to build a grassroots political movement with the aim to create our own power, to empower ourselves, to empower the movement to restart a cycle of positive political resistance in Greece again. Thank you. Siamo alla seconda fase velocemente del workshop, in cui ci saranno i tre interventi, quindi invito i tre interventi della BAM, Mondeggi e Control ad avvicinarsi. Prego. Allora, buongiorno a tutti, sono Vito di Labà, non so se conoscete l'esperienza di Labà, tanto direi che questa esperienza si inserisce all'interno di un quadro, un contesto storico peculiare che è quello della città di Bologna, ma che rientra in dinamiche e processi di portata molto più ampia. Da una parte abbiamo processi e politiche di riqualificazione e rigenerazione urbana che stanno trasformando radicalmente la geografia fisica e sociale dei nostri centri urbani e che sono strettamente collegate con la stagione degli sgomberi che si sta consumando ormai da qualche anno, in particolare nella città di Bologna, e che punta a espellere quei soggetti che non. È stata una scuola contadina, cioè l'anno scorso abbiamo messo in piedi un calendario di lezioni a titolo puramente gratuito in cui si condividevano saperi contadini, andavano dall'orticoltura, all'agricoltura, all'allevamento. Nonostante poi comunque l'obiettivo sia quello di allargare il raggio d'azione a tutta la produzione culturale. Gli strumenti di produzione ad oggi, siamo nell'epoca di internet, del digitale, dei computer superpotenti, eccetera, eccetera. Gli strumenti di produzione negli ultimi 25 anni per quanto riguarda la produzione musicale e molti campi della produzione culturale hanno visto una distruzione sostanzialmente. Quelli che erano dei poteri che nell'epoca pre-internet erano assolutamente verticali e verticalizzati e privati, con l'avvento appunto delle nuove tecnologie vengono sostanzialmente distrutte. La produzione oggi non è più appannaggio soltanto di studi costosissimi, la distribuzione non è appannaggio più soltanto di chi ha a disposizione il sistema di spedizione per poter far arrivare il prodotto in giro per il mondo, la comunicazione, la promozione non è più soltanto appannaggio di chi ha gli uffici stampa o i media, eccetera, eccetera. E quindi il secondo tema che abbiamo messo sul tavolo nel momento in cui pensavamo a come riorganizzare la produzione culturale nell'era di internet e dell'automazione riguarda la proprietà degli strumenti di produzione, per cui abbiamo iniziato a fare tutto un discorso e siamo finiti su questa teoria che oggi si va un po' a contrapporre a quello che è il capitalismo di piattaforma, che è il cooperativismo di piattaforma, e per cui abbiamo pensato costruiamo una piattaforma digitale che non soltanto faciliti la connessione fra gli operatori della filiera culturale, ma che sia posseduta dagli operatori della filiera culturale, governata dagli operatori della filiera culturale, un sistema orizzontale che permetta una redistribuzione equa del bene prodotto. Per cui il secondo tema è la proprietà delle piattaforme, la proprietà degli strumenti digitali.
Il terzo tema su cui ci siamo trovati ad avere a che fare, che stiamo ancora pensando a come affrontare, in realtà è un tema molto ampio, è quello relativo alla proprietà dei dati. Noi oggi viviamo, cioè, da 2 o 3 anni nell'era dei big data, le nostre vite sono sempre più piattaformizzate, conosciute attraverso dati che noi stessi decidiamo di fornire ai padroni delle piattaforme. Ci sono algoritmi che oggi lavorano mangiando dei set di dati enormi, e con quei set di dati imparano a fare delle cose molto meglio degli esseri umani. E questo è un tema che secondo me, vabbè, esce un po' dalla produzione culturale, secondo me avrebbe, e magari si potrà fare anche in futuro, meritare un punto dedicato, ovvero come ci poniamo oggi rispetto alla proprietà intellettuale dei dati nel momento in cui noi fino a ieri ragionavamo sull'open culture, sull'open source, eccetera, eccetera, sulle creative commons, e oggi ci troviamo ad avere a che fare con delle macchine che, se io pubblico qualcosa, cioè senza neanche le creative commons, diciamo in generale rispetto a quello che stiamo facendo ora, astraendo un pochino più soltanto di materia, non si parla più soltanto di spazi, ma si parla anche, se non soprattutto, di strumenti di produzione e filiere. Siamo assolutamente atomizzati nelle nostre vite, sempre di più, all'interno dei nostri device, e questo pone dei seri problemi di riorganizzazione e di aggregazione rispetto a completamente digitalizzato e piattaformizzato, per cui dobbiamo assolutamente intervenire su questo tema e andarci a prendere le piattaforme, andare a costruire le piattaforme, essere noi che possediamo le piattaforme, essere noi che possediamo gli algoritmi. È difficile, sarà molto difficile fare un discorso, sarà molto difficile fare un discorso di protezione rispetto addirittura in copyright. Comunque mi trovo con una macchina che mi mangia quello che ho prodotto e crea valore estrattivo, senza sostanzialmente che io possa fare nulla a proposito. Control sarà una piattaforma digitale, come dicevo, posseduta e governata dalla comunità di autori, operatori che la utilizzeranno, lavorerà soltanto su prodotti in Creative Commons, e per organizzarla abbiamo pensato di fare un lavoro di spezzettamento e di mappatura rispetto a quelli che sono i normali funzionamenti delle filiere culturali, per cui sostanzialmente all'interno si lavorerà su delle aree che sono la produzione, la distribuzione, la produzione, la pubblicazione, la distribuzione, la promozione, l'organizzazione, la gestione del diritto d'autore e l'autogoverno. Questa come spiegazione, diciamo, generale rispetto a quello che stiamo facendo. Ora, astraendo un pochino rispetto alla materialità del progetto, quello che crediamo noi oggi è che quando si parla di commoning non si parla più soltanto di materia, non si parla più soltanto di spazi, ma si parla anche, se non soprattutto, di strumenti di produzione e filiere. Siamo assolutamente atomizzati nelle nostre vite, sempre di più, chiusi all'interno dei nostri device, e questo pone dei seri problemi di riorganizzazione e di aggregazione rispetto alla possibilità di produrre un pensiero critico sulla società.
abbiamo bisogno di ragionare nei termini anche dei common digitali. Dobbiamo assolutamente realizzare che le piattaforme domineranno sempre di più le nostre vite, non c'è esattamente una speranza che il nostro futuro non sia completamente digitalizzato e piattaformizzato, per cui dobbiamo assolutamente intervenire su questo tema e andarci a prendere le piattaforme, andare a costruire le piattaforme, essere noi che possediamo le piattaforme, essere noi che possediamo gli algoritmi. È difficile, sarà molto difficile fare un discorso, sarà molto difficile fare un discorso di protezione rispetto ai dati, perché a tutti gli effetti è difficile proteggere il dato dall'analisi dell'algoritmo. L'unica cosa che possiamo fare è stare sullo stesso campo del capitale e farceli noi gli algoritmi. Più o meno ho detto tutto. Per fare questo, ecco, chiudo brevemente con lo stato attuale delle cose, è che abbiamo architettato tutto, abbiamo progettato quelli che saranno i flussi, il funzionamento della piattaforma eccetera eccetera, dobbiamo ancora iniziare a svilupparla. Per iniziare a svilupparla servono o i soldi o gli hacker. Hacker io qua ne vedo pochi, perché purtroppo c'è un grosso problema di aggregazione di questa parte di attivismo digitale con l'attivismo reale, per cui a un altro vice word. Fine. Questo momento in poi quindi sono aperti gli interventi per una discussione ovviamente condivisa rispetto a quello che è uscito fuori dalla discussione e diciamo dalle esperienze raccontate. Cerchiamo, diciamo, vorremmo chiudere entro le 12:30 in modo tale, dato che abbiamo cominciato un po' tardi, ovviamente tutto si comincia a ritardare. Detto ciò, cerchiamo anche di ridurre quindi il tempo degli interventi, quindi a 3 minuti piuttosto che 7 come erano prima. C'è già una persona segnata che era Alberto, che voleva fare delle domande, poi da questo momento in poi mi fate un cenno, io vi segno, così potete intervenire. C'ho la voce abbastanza forte, penso che posso anche stare seduto. Allora è una responsabilità se mi devono tradurre, mi emoziono. Io volevo fare le cose brevissime. La domanda all'amico di di Bologna. Il vostro rapporto con il regolamento dei beni comuni del Comune di Bologna. Lo chiedo, io sono Alberto di Firenze, sono attivo con il forum dei Civism di Firenze che si occupa dei beni comuni, abbiamo seguito incalzando il Comune di Firenze che ha prodotto un regolamento per i patti sui beni comuni del Comune di Firenze con molte criticità. So che a Bologna da tempo c'è un regolamento dei beni comuni, sono curioso di sapere qual è e come questo regolamento approvato a Bologna ha influenzato positivamente, negativamente o in nessun modo esperienze come la vostra. L'altra cosa, non è una domanda ma un invito, prendendo spunto dall'intervento dell'amico di Roberto di Monteggi, a tenere presente sempre l'aspetto rurale. Cioè, normalmente si parla di beni comuni urbani, invece io credo che si debba anche proprio nella dizione, nelle nostre attenzioni, parlare di beni comuni urbani, e l'ultimo intervento amplia ancora il campo beni comuni, non so come definirli, di immateriali. Per esempio, per il regolamento dei beni comuni del Comune di Firenze, noi abbiamo spinto perché venisse introdotta proprio
la definizione del regolamento non solo beni comuni urbani, ma beni comuni urbani e rurali, beh, non ci hanno ascoltato, non è stata proprio presa in considerazione questa, questa possibilità di introdurre anche solo la parola beni urbani. Basta, sono poche cose da dire, sono, sarebbero tantissime. Grazie. Mi sembra che a partire dall'intervento di Fredric sono usciti due punti. Chi sei? Sono Carlo Garcellone. Mi sembra che a partire dall'intervento di Fredric sono usciti due punti estremamente importanti, vale a dire quello della necessità di pervenire a una federazione dei commons e il modo in cui per pervenire a questa federazione dei commons è necessario stabilire una mappatura, e dall'altro parte insomma, creare dei momenti di vera convergenza anche per superare difficoltà come quelle che sottolineava l'ultimo compagno quando parlava del problema. Siamo investiti in una dimensione di produzione culturale, poi il problema è che non esiste una convergenza vera con il mondo degli hacker. Quindi la mia domanda sarebbe questa, una domanda di precisione: quali passi sono stati fatti verso questa federazione dei commons, in particolare so che è stata organizzata 2 anni fa questa assemblea molto importante a Bruxelles, che risultati ha dato e quali sono i suoi limiti, e come avanza questo lavoro di mappatura e come possiamo mettere insieme queste risorse? Allora, adesso c'è Antonio. Come è stato descritto in Argentina o anche in altri sensi, a me sembra che in un qualche modo si slitti rispetto a quello che io ho in mente, da io rivendico che le istituzioni e lo Stato assolutamente devono soddisfare dei bisogni che sono bisogni primari, bisogna la casa, bisogna le medicine, bisogna allo spazio, bisogna all'asilo, il bisogno al dopo scuola, tutte le belle attività che si fanno qua, slitto e dico io mi auto-organizzo e praticamente mi sostituisco allo Stato. Questo in altri tempi, diciamo, rispetto ad altre esperienze era un dibattito molto forte, quindi io mi auto-organizzo, mi sostituisco allo Stato e piuttosto, diciamo, che organizzarmi in una lotta per dire che se me le harà, questo me lo devi dare, dico me lo faccio da solo, chiaramente entrando poi secondo me in una serie di contraddizioni e anche in una serie poi di difficoltà oggettive, perché quello che posso fare io nella mia auto-organizzazione certamente non è quello che può fare lo Stato. C'è da dire che nel caso della Grecia, e questo diciamo poi mi sembra lampante, è chiaro che in certi momenti se certe strutture non ci fossero state, qua stiamo parlando di vita o di morte, diciamo molto semplicemente, di questo mi rendo conto, però la domanda, e con questo chiudo, è: esiste questo tipo di dibattito nel discorso sui commons, cioè il dibattito, questo slittamento che io vedo, io mi sto sostituendo piuttosto che rivendicare? Ripeto, è una domanda veramente non tanto provocata, perché io non mi occupo del tema, quindi diciamo la vedo da un altro punto di vista. Va bene, dopo Antonella facciamo intervenire un attimo Mauro e poi magari lasciamo spazio alle risposte dei compagni che sono stati chiamati in causa. Ciao, io sono Mauro di Napoli. Proprio l'ultimo intervento è uno dei temi che secondo me, anzi, provo a interloquire con quello. La domanda che credo che noi abbiamo come esperienze aperta e che sta al centro del workshop di stamattina, ma anche e soprattutto probabilmente verrà proseguita nel workshop di oggi pomeriggio, quello Commons versus Rental Economy. Il tema è che i beni comuni, per come nella loro complessità, con eterogeneità li decliniamo, sono una sperimentazione di due cose assieme: fare società e costruire modelli di democrazia alternativi a partire da quel fare società. Dopodiché il tema è evidentemente quello dell'economia che ci sta dentro, dell'economia politica dei beni comuni, detto proprio nella sua schiettezza, cioè
le esperienze napoletane, quasi tutte, che hanno prodotto percorsi di mutualismo a partire dalla riappropriazione di spazi, quindi diciamo a partire dall'autoorganizzazione, hanno posto in essere delle esperienze di mutuo soccorso, di sperimentazione sociale e così via. Si sono sempre fatte la domanda che diceva lei un secondo fa, cioè mi sostituisco? Sto costruendo rivendicazione di un modello a partire dalla sua immediata espressione, dalla sua immediata sperimentazione, quello che faccio è già il modello di quello che vorrei che fosse. Chiaramente ci sono i due livelli assieme, non sono sconnessi. Il tema vero però è che l'avanzamento di queste esperienze dal basso ci pone a tutti quanti l'interrogativo di capire come sono estendibili nel tempo e nelle composizioni. Cioè, se quello è un modello che noi stiamo provando a declinare, a costruire a partire dalle nostre diverse esperienze, il tema è come facciamo a farli essere non solo modello di società, ma effettivamente per fare società abbiamo bisogno di fare economia. Il tema della gratuità, il tema del reddito all'interno di queste esperienze è uno dei temi centrali, questioni aperte di molte delle esperienze dentro al dibattito napoletano, ma secondo me dibattito cruciale per tutti coloro che oggi in diverse configurazioni, in diverse declinazioni provano a fare questo ragionamento a diverse latitudini della terra. Mi sembra che in Argentina ci hanno un certo tipo di esperienza, in Grecia ne hanno un'altra. Secondo me un tema comune è quello del che ci dobbiamo porre tutti quanti assieme, non lo scioglieremo oggi, non lo scioglieremo stamattina, ma mettere in agenda la questione del come facciamo a fare società se non ci poniamo fino in fondo il tema di come, di che economia si produce dentro a quei modelli che per noi sono la sperimentazione di una nuova società. Allora, penso che possa intervenire Frederick sulla stessa di Bruxelles. Sarà molto veloce. Sì. Sono Gabriella, vengo anch'io da Firenze e faccio parte anch'io della comunità di Mondeggi. Questi ultimi due interventi secondo me c'entrano veramente il cuore della questione. E mi ha colpito una parola che è stata usata in tutte e due, che è quella di sostituzione, cioè ci sostituiamo a qualche cosa. Allora secondo me veramente il passo concettuale che dobbiamo fare almeno qui in Italia riguarda proprio questa parte qui della sostituzione, cioè io mi sostituisco a qualcuno se questo qualcuno esiste. Probabilmente in Grecia piuttosto che in Argentina il livello di presenza dello Stato è talmente basso che il problema non si pone neanche, perché non mi sostituisco, in realtà integro un'assenza probabilmente, no? Qualche cosa che non c'è o che comunque mi serve a normare altre cose. La difficoltà che secondo me anche appunto Roberto diceva prima, noi proviamo, deriva proprio dal, secondo me, illusione che ci sia qualcuno che può regolare le nostre vite per noi. Cioè non so se mi spiego, cioè è un'illusione quella di pensare che ci possa essere una struttura pubblica che effettivamente tutela la mia salute piuttosto che il mio diritto all'abitazione o che. Io lo considero a questo punto, quando questo succede, una specie di incidente di percorso, cioè in realtà alcuni bisogni vengono soddisfatti, ma forse non per soddisfare quei bisogni, ma per soddisfarne altri che sono a monte, che ne so, che possa essere il bisogno di ordine sociale, che non venga fatto casino, che non vengano sollevati altri problemi. Ma la domanda che faccio io è: siamo proprio sicuri che ci sia qualcuno che è in grado di soddisfare questo bisogno, a cui quindi io mi devo sostituire? Ecco, io su questo, in questo momento ho veramente dei grandissimi dubbi. Cioè, secondo me questo è vero solo in parte, è vero soltanto in alcune situazioni, in alcune località, ma non è più vero in generale, perché il mio interlocutore, ed è secondo insomma, l'ultimo intervento che è stato fatto, non è più l'ente pubblico. Il mio vero interlocutore è l'economia, che è quella che davvero ci sta governando. Adesso c'è Cesare. L'ultimo intervento, chiudiamo gli interventi in modo tale che diamo spazio ai compagni che sono stati chiamati in casa per dare delle risposte e poi possiamo andare avanti, e vi comunico che diciamo queste ultime battute, queste ultime questioni verranno sicuramente affrontate nello specifico nel prossimo tavolo, quindi come dire prosegue la discussione, non viene interrotta assolutamente.
Cesare Moreno, maestri di strada. Volevo dire una breve cosa sull'agricoltura e poi anche sul concetto di bene comune. Per essere veloci, secondo quello che cerco di praticare, il principale bene comune sono le relazioni tra le persone, i legami. Ogni cosa di cui ci occupiamo serve principalmente per costruire intorno a quella cosa dei legami. Se la cosa scompare non va bene, però i legami restano oltre la cosa. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che noi cerchiamo di lavorare da questo punto di vista più sul desiderio che non sul bisogno, cioè lavoriamo su attivare il desiderio delle persone di cambiare la loro vita. E a proposito di Firenze, è chiaro che persone che da 50 anni, 30, 20 fanno una certa vita non vengono lì, non vengono manco se li paghi. Io penso che sono importanti i giovani e i giovanissimi. Noi facciamo un progetto da 5-6 anni che si chiama Terra Terra, alludendo sia al terreno sia al fatto che è un progetto Terra Terra, non è un progetto magniloquente. E ci aspettavamo che i ragazzini di Napoli, che sono animali urbani per eccellenza, che si anche sporcarsi con la terra si sentono male, e invece ci hanno preso gusto, ed è un progetto che sta crescendo. Naturalmente si sviluppa pure sulla trasformazione agricola, sulla economia pulita, diciamo, non mafiosa, intorno all'agricoltura. Insomma, ci stanno tanti sviluppi. Ma la cosa interessante è che ci stanno dei gruppi di ragazzini che sono veramente contenti di fare delle cose banali, raccogliere le patate prodotte da loro. Sapete perché le patate? Perché i pomodori se li rubano, invece le patate è un po' più difficile scavarle. Ma ricavare soddisfazione da una patata, no, è veramente una cosa importante. Allora, proposta pratica, vogliamo fare dei pullman che vengono a visitare la tua agricoltura, sperando che qualcuno ci resti. Va bene. Allora, farei rispondere ai compagni che erano stati appunto chiamati in causa, da chi vuole cominciare. Ok, a very brief comment on the rural issue. In Greece it played a very important role. First of all, because of the proximity between urban dwellers and people in the countryside. Every Greek family has got a piece of land somewhere. And this created connections, relations, you know, immediate relations with food resources or other alternatives, yeah. This one thing, despite the fact that the solidarity structures have developed in the urban areas, yeah. And the second thing, to me it's more important, it has to do with these living memories of communal practices of production and support. Extended family networks, extended neighborhoods, villages within the cities, and all that stuff. That it was the everyday practices of solidarity that they were for forming new practices of support within the solidarity movement. And the important thing it was that these kind of social relations and practices, they were going unnoticed, or they were ignored by the political or social movements. They were very modernist, the political and social movements, yeah. And I'm not arguing for going back to the roots necessarily. It was a very interesting renegotiation and meeting and interaction of old practices and new practices in a different format and framework. So now about the more heated issue about the state and the power and all that stuff. One of the first declarations of the Solidarity Clinics, and I'm afraid it was not only of the Solidarity Clinics, but this was the first that they said it, is that our role is not to replace the state, and our role is not to be need to exist. Okay, there are two things in parallel. Secondly, I brought this issue of the clinic in Elliniko that was
started as a protest movement, you know, that demanded from the state, and still this way still is going on, not to privatize this public space, but also it demanded to be given to the local communities to use it as, you know, as you say here, beni comuni, yeah, according to their own needs. So it is very problematic when one discourse and one practice is put against the other. This makes us weaker rather than stronger. Because the problem in Greece, it was exactly this state-centered opinion of change or of power, that we will get into the government, in the state, we will be the state, we will have the power to change things and to provide. I don't think the crisis, it was only an austerity crisis or a financial crisis, or the financial crisis was exclusive to Greece. I think the model of the welfare state, as it was said in the introduction, it is diminishing, it comes more and more an empty shell, okay? And within these black holes of institutions, actually, if you want the best proof of this crisis of the model of the welfare state, it is all this popular anger that is expressed somewhere. It was expressed in Errati, in more kind of building radical hopes for change, but in Northern Europe, it is expressed, you know, by going towards, you know, nationalism, racism, etc., which is the strongest argument of those. It is about protecting our welfare services for us, for the Germans, for the French, or whatever. It is based solely on the welfare state model. Okay, so when we speak about commons and affinities, it is about, it's not about commons, common use of, it's not about sharing things, okay? It's about distribution of power and democracy, but opening up spaces of participation that people can become the state of things, not the state over other people, yeah? So this is important because I think it brings, again, most emancipatory processes in the demands that we have. And for the state, this means a change that has been going on, you know, of the form of the state and the organized polity. It takes many different forms, from Rojava to Catalonia, to some we like, some we don't like, you know, to Greece. Greece is under supervision, will be under supervision for the next 97 years, for example. Yeah? Okay, so. But the polity, the state changes. What it is, what we want, I think this is what some of us, let's say, one of the demands is the state to stop to be a provider of things and to nurture people that are inactive and they just wait from the state. This is a specific social relationship that is not different from the market, okay? But the state to be a facilitator of redistributing power to the society. Personally, I feel I will strive for a welfare society instead of a welfare state. Grazie. Facciamo parlare Frederick. The main question is from Carlo, and I really appreciate the last remark of Christo. What we have done for the Federation of the Commons, we have launched the idea of European Commons Assembly 2 years ago, and the idea was we have organized in May 2016. A meeting with 28 activists from Europe to think about what do we need for to be able to address the issue at the European level, the issue of the commons. And one proposal was to organize the meeting in Brussels at the end of this year, in November. And problem. We were not able to face one question that you address, or you said, Christo, is it's finally perhaps the
the temptation to be a traditional movement, political movement, and I think that we have not to be a traditional movement because we will face the same figure of sharing power between the activists and the people who are doing plaidoyer. How do you say that? Advocacy at the European level with the institution. And this is one very important point. So finally we have made, we had this agenda of meeting. We had also this balance between success and failure, but we have also done a sort of, we have also started a sort of mapping and documentation of the commons movement or the commons of the commoners in Europe. And this is very interesting. You can find different documentation in the wiki of Remix the Commons, in the wiki of the Peer-to-Peer Foundation, and in the website of the European Commons Assembly. I will especially invite you to have a look at the proposal, at the political proposal that were prepared for the meeting of Brussels. We have, for example, the proposal about food as commons, energy as commons, and it's a really interesting work because it's based on the experience of the people, the experience of the movement, and how could we consider that this issue as commons? I think it's one very important aspect of this process because for me, when Carlo, when you ask what could we do for that, I will say that one first thing we have to do is to make new categories emerging in the public spheres. And when we say that food should be commons, it's an imaginary revolution, if we can say. When we say that hospitality should be a commons, it's something that will link the refugee issue, the migration issue, with the tourism and the cultural issue. And how could we make all that something coherent in the perspective of doing commons and not just doing markets or administration or policy, if I could say. The second thing, The second thing I think is that we have to reconsider the politic as commons. We have very good example when we look at the Barcelona municipality today. The idea of feminization of the commons, the idea of how could we share the power in the city, not only in the municipality, but also in the city with the assemblies, with the, all these processes, it's really important. And it's something that we have to address at the, not at the European level, if to do a European assembly as a partner of the European institution, but how could we translate that at the European level? And the third one, I think it will be the third thing I will support is the idea of resistance to the temptation of the social movement, of the traditional approach of the social movement. One of my wish for today and for this day should be that the Naples meeting could do something. I don't know what exactly. Perhaps a recommendation. Perhaps sharing what is done here. Because I think that one very important thing is to share this experience and to share the perspective we can have and the need we have today. Okay.
Buongiorno a tutti e a tutte, sono Luca di Lava. Rispetto alla domanda posta prima sul rapporto tra il regolamento dei beni comuni e la BA, insomma, c'è un attimo da fare un punto su quello che è il regolamento di Bologna. È un regolamento che viene approvato nel 2014 dopo una collaborazione che vede il comune e l'APSUS, che è il laboratorio della sussidiarietà, a fare un progetto insieme e ad arrivare appunto a questo regolamento. Questo regolamento però è insufficiente. In un certo senso è stato utilizzato dalla stessa amministrazione come red washing, cercare di portare un discorso sul comune, riempendosi anche di parole di partecipazione, ma che di fatto in realtà ricalcano ancora delle logiche che sono che non vanno verso a quello che si può definire bene comune, sia sotto un profilo anche ontologico, perché nel regolamento viene accostato il discorso dei beni comuni al patto che poi li regola, e quindi mancando poi in realtà di tutta quella parte che è la costruzione che porta a essere bene comune, quindi la sua attraversabilità, il suo spazio di democrazia. E a questo punto poi si collega anche il fatto che è un regolamento che ancora molto legato a appunto canoni, diciamo, amministrativi, di diritto amministrativo, e che non riconosce l'autogoverno. Cioè, per esempio, altre esperienze come quella di regolamenti, come può essere quella di Chieri, che tra i regolamenti è forse quello più completo, non c'è questo dato, che è fondamentale poi nella discussione sui beni comuni, cioè come la comunità, come le realtà che attraversano il bene comune si governano. E infine anche sotto un profilo di accessibilità, di fatto il regolamento dei beni comuni sulla carta permette ad esperienze informali la gestione dei beni pubblici, ma che di fatti non viene applicata. Cioè, per avere uno spazio ti chiederanno un'associazione per poter partecipare poi a questo tipo di applicazione. E di fatto quindi, inoltre anche sotto un profilo di spese, cioè proprio in un certo senso non c'è accessibilità economica al discorso dei beni comuni secondo quel regolamento. Cioè, invece un bene comune parte dalla sua comunità anche. Questo è, diciamo, il piano su cui il regolamento dei beni comuni la sua ambiguità che ha il regolamento dei beni comuni di Bologna, ambiguità che la stessa, cioè, lo stesso regolamento dei beni comuni, la stessa amministrazione di Bologna si vanta di averlo applicato veramente, i numeri sono alti, tipo si parla di più di 200 applicazioni, ma che se poi andiamo a vedere nel concreto è andare a sistemare parti di portici, jet verde pubblico, oppure sostituendo richieste di suolo pubblico, cioè, e quindi nel momento in cui noi abbiamo provato in un certo senso a rilanciare su questa cosa, il comune ovviamente non ha avuto coraggio di applicare, anche se con tutti i limiti che ho appena detto, questo regolamento. Ora, credo che quello che è stato lo sgombero di Labà e quello che ha attivato, cioè la necessità di questo discorso in città, che ha portato più di 15.000 persone in piazza, debba essere incanalato in processi sociali reali, condivisi, che partono dal basso, che partono sulla voglia di discutere su quello che è il comune, cioè su quello che è un bene comune. Di fatto, appunto, questo è un po' anche il percorso che vogliamo intraprendere, che abbiamo anche in un certo qual modo intrapreso, anche forse anche un po' prima dello sgombero.
e nulla, quindi la necessità di partire dal basso e di, cioè, e di riuscire a cambiare questo regolamento introducendo poi quello che sono quegli elementi che rendono ben chiaro cos'è un bene comune e non la sua ambiguità che attualmente giace in questo regolamento. Quindi, allora, ringraziamo diciamo, tutti coloro che hanno fatto questi interventi, vi lascio giusto, non voglio fare una sintesi assolutamente di tutto il dibattito perché non è possibile, ma vorrei lanciare soltanto alcune parole chiave che probabilmente sono uscite fuori dalla discussione e che potrebbero essere anche approfondite nei successivi workshop. Sicuramente sono emerse una serie di diciamo, questioni come la questione del federalismo tra i beni comuni, la parola chiave che metteva al centro Jessica della prefigurazione, quindi un'immaginazione che viene prima anche dei processi politici che mettiamo in atto, i rapporti tra istituzioni esistenti e le autonomie dei nostri processi, che mi pare che siano stati, come dire, sia stato uno dei fulcri di varie discussioni, di vari interventi, il municipalismo radicale che veniva come dire, sollecitato, ma che appunto forse deve essere definito nelle sue varie forme, che, nelle sue differenze, e come si può anche delineare nel tempo attraverso anche delle specifiche, come diceva anche nell'ultimo intervento qualcuno. Sicuramente gli strumenti di produzione, quindi la messa in discussione la proprietà di dati e proprietà intellettuale quindi dei commons, quindi una messa in discussione di beni comuni intesi anche come beni materiali, come vengono questi appunto detenuti, come vengono utilizzati, in che modo al di là di quelli materiali che abbiamo invece dalle varie esperienze che ci sono state raccontate individuato diciamo, e abbiamo anche già delle forme di riappropriazione e di rivendicazione da sottolineare rispetto anche agli interventi che venivano fatti prima su diciamo, una questione, noi non ci vogliamo sostituire altrimenti non staremmo qui probabilmente a discutere di beni comuni intesi come qualcosa forse di differente, questa mia personale opinione, non ci vogliamo sostituire a nessuno. E poi diciamo, la questione economica che appunto rilancio che sarà un tema centrale del prossimo workshop, quindi verrà affrontato magari un po' più nello specifico. Comincerà fra un quarto d'ora? 5 minuti, scusate. E il prossimo, appunto, beni comuni emergenti, uso civico urbano, autogoverno e nuove istituzioni. Quindi ci vediamo fra 5 minuti. Volevo ricordare un attimo, sì, recuperiamo la proiezione di Frederick della mappatura e c'è un libro di presenza all'ingresso, se potete firmare, lasciare altrimenti facciamo una chiamata a casa. Grazie.